Il posto delle parole che racconta di un festival molto particolare, perché ormai il panorama dei festival in Italia è proprio per noi alla ricerca di una originalità, perché i festival sono molti, non tutti sono originali, e quindi la caccia all'originalità del festival credo che sia una cosa molto bella. Davide Barbato, benvenuto nel posto delle parole. Grazie, grazie, bentrovati. Benvenuto qui a raccontare che cosa succederà a Play with Food, ovvero un appuntamento che si realizza a Torino, ovvero il festival di teatro che porta in scena il cibo. Ora, Davide Barbato, di cibo si parla molto, si parla tanto, forse si parla troppo, ma non è il caso di toccare questo argomento in questa sede. Ecco, in che modo voi, come Festival Play with Food, di cui lei è direttore artistico insieme con Chiara Cardea, in che modo il vostro registro è diverso dal racconto della cucina degli altri? Domanda molto bella, molto articolata. Il nostro è un progetto che nasce da un'esperienza che ha attraversato sia la cucina che il teatro, quindi diciamo abbiamo una posizione, come dire, uno sguardo ad ampio raggio su entrambe le discipline. E quando nel 2010 ci siamo inventati questo festival, l'esigenza è stata un po' doppia. Da una parte, parlare di cibo in una chiave totalmente diversa rispetto a quella dei festival, delle kermesse enogastronomiche, quindi facendo riemergere il valore culturale, relazionale, politico, artistico, quindi usare il cibo e affrontarlo da un punto di vista umanistico, mi viene da dire. E il teatro ci è sempre sembrato un mezzo privilegiato per attivare un certo tipo di riflessione. È bello però Dall'altra l'idea. pensare, è bello, dicevo, pensare al cibo da un punto di vista umanistico, no? È già un percorso, credo, Davide Barbato, che ha una sua originalità, una sua profondità, una sua sostanza e soprattutto anche forse una difficoltà di comunicazione, umanisticamente parlando, di cibo. Sì, io credo che poi in realtà il cibo sia qualcosa di molto sincero e tutti in qualche modo, anche inconsapevolmente, attivano, no? Questo lato dell'argomento, anche soltanto attraverso il modo in cui lo consumiamo, no? Cioè, il cibo lo prevede comunque un pubblico, sempre, esattamente come il teatro. Quindi condividere un buon pasto è un po' come condividere un buono spettacolo. Quindi, secondo me, tutti lo facciamo già inconsapevolmente. L'obiettivo del festival è quello di far emergere questo valore del cibo. E anche al contrario, nel senso, usare il cibo per attrarre, in questo c'è anche un po' la nostra missione culturale, per attrarre al teatro un pubblico nuovo. Quindi usarlo un po' come grimaldello per attivare un pubblico diverso E in che e modo? appassionarlo Ecco, ad un e ambito soprattutto appassionarlo, perché appassionare, essere esatto. appassionati al cibo è facile dire, oggi come oggi ci sono tanti appuntamenti, ma il vostro grimaldello per appassionare al pubblico è un grimaldello che passa attraverso la scena. E in che modo dal punto di vista pratico? Vale a dire, qui andiamo già a raccontare un po' il cartellone di questi appuntamenti. Sì, innanzitutto proprio intrecciando tutti gli spettacoli con altrettanti momenti conviviali, quindi ogni spettacolo, ogni performance, ogni reading del festival è accompagnato da un momento in cui si mangia tutti insieme, si condividono prodotti ottimi, quindi c'è comunque un'eccellenza anche enogastronomica, come ricerca mia di Chiara, per cui noi lavoriamo da anni con i maestri del gusto di Torino e Provincia, che quindi rappresentano un po' l'eccellenza della produzione enogastronomica sul territorio, con tanti altri produttori che adesso per correttezza non cito direttamente, ma sappiamo, conosciamo il loro lavoro e lo accogliamo all'interno del festival. Quindi a partire dal primo spettacolo, che sarà preceduto da un grande aperitivo per arrivare alla cinecolazione di chiusura, dove ci sarà una colazione con proiezione di cortometraggi, insomma, tutti gli appuntamenti prevedono anche un momento mangereccio,
Questo è sicuramente l'elemento che poi ci permette di avere un pubblico così ampio, variegato e appassionato. E questo senza dubbio è molto importante perché attraverso il cibo fate conoscere anche il mondo della scena, lo spettacolo, il teatro, e quindi non è solamente unidirezionale tutto il vostro impegno. Assolutamente, sì, sono due discipline che nel nostro festival si integrano, e infatti amiamo dire che nella nostra programmazione gli artisti della scena dialogano con gli artisti della cucina. Davide Barbato, il sito playwithfood.it ci permette di conoscere il vostro programma dall'11 al 17 giugno, e quindi anche si possono fare delle prenotazioni sul sito, Davide Barbato. Sì, sì, assolutamente. Quest'anno, tra l'altro, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo, è possibile anche comprare i biglietti online, per cui nella pagina biglietteria del sito playwithfood.it ci sono tutti i riferimenti per poter comprare o prenotare i biglietti. Alcuni tra l'altro sono quasi esauriti, quindi consigliamo di affrettarsi. Sono giorni molto importanti a Torino questi, perché c'è il Bocuse d'Or. Esattamente, c'è questo premio molto importante che si svolgerà all'Oval dal 10 al 12 di giugno, e la Regione Piemonte con Camera di Commercio e Città di Torino ha organizzato questo bellissimo palinsesto off di eventi culturali che, a partire da domani, per tutta la settimana che sta finendo e quella dopo, animeranno la città di eventi culturali intorno al tema del cibo, proprio per accompagnare questo grande premio gastronomico. Play with Food è uno di questi eventi, insomma, siamo stati inseriti, ci fa molto piacere, in questo cartellone con la nostra specifica sul teatro. Che cosa vi aspettate dal pubblico per questa edizione 2018 di Play with Food? Aspettiamo che vengano con grande appetito, quindi che si gustino con grande appetito, non soltanto, come dire, culinario, ma anche metaforico, culturale, artistico, quindi che si godano tutte le pietanze che abbiamo preparato per loro, che si lasciano stupire, che abbiano voglia di seguirci nelle varie location che abbiamo approntato, perché il festival è molto vario anche per quanto riguarda i luoghi in cui viene fatto, e che si diverta, insomma. Tra l'altro vorrei ricordare che il Play with Food è stato un festival che ha avuto una pausa, credo, di un anno o due, adesso non ricordo bene, e poi due anni e mezzo. Ecco, adesso è ripartito con una marcia molto molto importante, ben ben ingranato, per cui anche con il programma che avete sicuramente lo spazio di conoscenza, di informazione, uno spazio che sicuramente sarà degno della partecipazione di tanto pubblico. Ma lei, Davide Barbato, si occupa anche di cucina? Me ne sono occupato per diversi anni con i cuochi volanti, che sono stati i miei compagni di viaggio per un tot, quindi mi occupavo proprio di fare il ristoratore, però sempre appunto con un occhio molto attento al teatro, che è stata la mia formazione e a cui ho deciso poi di tornare a un certo punto, lasciando la ristorazione. Però mantengo il mio amore per il cibo, e lo dimostro attraverso l'organizzazione insieme a Chiara Cardea di Play with Food. Tra l'altro vorrei ricordare che Cuochi Volanti sono una organizzazione, mi corregga se sbaglio, se non ricordo male, di cuochi a domicilio. Avete anche un sito, mi pare, no? Cuochivolanti.it, se la memoria non mi inganna. Sì, Cuochi Volanti hanno, sì, appunto, io come dicevo non ne faccio più parte, ma mi fa piacere ricordarli, anche perché saranno comunque partner del protagonisti festival, anche si occuperanno della cinecolazione. Sì, hanno Cuochivolanti.it, è il luogo virtuale dove si trovano tutte le informazioni di questo bel gruppo di lavoro. E intanto, per chiudere la nostra conversazione, ricordiamo ai nostri ascoltatori qui del posto delle parole.it playwithfood.it, che è il sito di riferimento per informazioni su questo festival di cucine e di teatro, ma non solo, a Torino, e soprattutto poi per prenotare i posti. Prima di salutarci, Davide Barbato, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Purtroppo in questi giorni ho pochissimo tempo. E che cosa ha lasciato allora là, che ne so, sul comodino, un libro da terminare? Qual è? Ho lasciato una rilettura della Nausea di Sartre, ed è lì,
sul comodino che mi aspetta, che aspetta che finisca il festival e che possa tornare a leggere senza addormentarmi. Però un libro impegnativo lei ha citato, è molto impegnativo. È un libro impegnativo ma sempre straordinario. E perché, qual è la cosa straordinaria della nausea di Sartre? Ma perché l'inquietudine che descrive è straordinariamente attuale, quindi credo che sia sempre, è proprio dell'uomo al di là dei tempi, e secondo me in questo momento è bene, come dire, immergersi un po' dentro noi stessi attraverso una lettura così importante. E certo, anche perché poi la nausea di Sartre è qualcosa di diverso dalla nausea a cui facciamo normalmente riferimento noi. Assolutamente, no? Assolutamente. È una nausea molto metafisica, molto psicologica, quindi merita veramente un viaggio all'interno. Però prima un viaggio a Play With Food a Torino nei prossimi giorni. Grazie ancora Davide Barbato e buon lavoro. Grazie a voi per l'attenzione, vi aspettiamo a Torino.